parte delle 77 domande della comunità stregonica. Allora, andiamo avanti perché sono sempre tante, ci saranno quattro parti di video, suppongo, così come esattamente le ha fatte Luisa. La 41esima domanda è: come si fa a gestire il rifiuto da una strega collega che si rifiuta di fare una lettura o un incantesimo per voi? Io non sono solita chiedere queste cose ad altri, di solito ci penso da sola perché non ho persone di fiducia a cui chiedere qualcosa, non conosco persone che fanno divinazione ad alto livello e questo un po' mi dispiace perché mi piacerebbe avere come riferimento comunque ogni tanto per chiedere di sbirciare un pochino nel mio futuro a qualcuno che magari soprattutto con i tarocchi o con altri tipi di oracoli può essere più bravo di me. Incantesimi non ne ho mai chiesti, di solito. Scusate, non me ne chiedono neanche tanti, però credo di essermi ritrovata più sovente io a cogliere le richieste di qualcun altro piuttosto che il contrario. Quindi non, cioè, potrei anche semplicemente capire che una persona non se la sente, ma io stessa non me la sentirei di dare questa responsabilità a qualcuno, soprattutto se non so per quanto riguarda un incantesimo cosa andrebbe a fare. 42. Pensi che è necessario prima aprire il cerchio quando hai un lavoro da fare? Non sempre, in realtà no, perché anche questa concezione della sfera o del cerchio che sia negli anni con l'esperienza l'ho un po' diciamo ridimensionata. Diventa per me più una convenzione rituale per entrare anche nell'energia del rituale e segnare appunto uno spazio tra il sacro e la realtà che come forma di protezione, perché nell'ambiente mio di casa mi sento abbastanza a mio agio, abbastanza protetta, faccio spesso purificazioni, ho diverse cose in giro per la camera di protezione, quindi non sento necessariamente il bisogno di aprire un cerchio e anche all'esterno, se sono nella natura, non sento il bisogno di aprire un cerchio come protezione, ecco, è semplicemente una parte del rituale che faccio nelle celebrazioni anche all'aperto o al chiuso, che più che altro serve per creare l'energia necessaria al rituale. Steven Spielberg ti chiamasse e volesse fare un film sulla tua vita, chi vorresti che interpretasse il tuo ruolo? Oddio, non ne ho la più pallida idea perché attrici che mi somiglino non ce ne sono, però magari, non lo so, senza andare sulle figone assurde che ovviamente farebbero piacere, però. Penso che magari potrei scegliere Lucy Hale di Pretty Little Liars perché la trovo caruccia, nel senso che piccolina, molto giovanile, penso che come tipologia mi rispecchi di più appunto questo aspetto ancora ragazzino piuttosto che quello di una donna strafiga, ecco. Però non è una scelta per particolari motivi, potrei anche dirvi, non lo so, Firuza Blanche, che è quella che fa Nancy in Giovani Streghe, perché la trovo appunto con l'immagine di Nancy molto rock, molto, molto carina su quel lato lì. E poi, altra domanda: quale consiglio ti è stato dato e che hai inciso tanto sul tuo cammino? Non lo so. Quale consiglio mi è stato dato? Più che consigli, perché non è che non ho mai ascoltato i consigli, in passato ne ho ascoltato molto, anche forse troppo le critiche. È più qualcosa che io ho imparato attraverso me stessa, quindi quello che magari appunto non me la devo prendere per determinati tipi di riscontri che posso avere o per la mancanza di comprensione di quello che faccio, sia perché insomma non tutte le persone in realtà sono portate per questo cammino. Quale consiglio daresti a chi non ha ancora trovato la sua divinità?
Quello che do sempre, ovvero quello di avere pazienza, perché se è scritto che abbiate una divinità patrona o matrona, assolutamente questa si paleserà nella vostra vita quando sarà il momento giusto. Mi rendo conto che perché questa si palesi a un certo punto credo che ci voglia anche tanto studio e tanta conoscenza come al solito, nel senso che magari potreste, è una cosa che ho riscontrato diverse volte con persone che mi hanno scritto a tal proposito, ovvero il fatto che pensavano di avere una determinata divinità e poi a un certo punto, attraverso segni, messaggi, sogni, visioni, eccetera, eccetera, se ne è presentata poi un'altra. Non credo tanto che questo sia dovuto a un cambio da parte delle divinità, perché non credo che siano come degli spiriti maestri o maestri ancestrali, totem e qualcosa del genere che presumo abbiano più facilità a cambiare a seconda delle nostre esigenze, quanto penso sia che una divinità possa assumere una forma o noi possiamo identificarla in un determinato modo perché quelle magari in quel momento sono le uniche conoscenze che abbiamo, mentre in realtà lì dietro potrebbe esserci un'altra divinità che ancora noi non conosciamo, non abbiamo approfondito e di conseguenza non possiamo riconoscere. Non è che le divinità mettano una maschera palesandosi come divinità diverse, ma è, credo, il modo che ha il nostro cervello umano di poter recepire una tale presenza, una tale energia. Quindi, come dire, come per esempio è successo a me, senza parlarvi di esempi di altre persone, però magari per tanto tempo avevo creduto che mi aspettasse una divinità come Cernunnos, Bukka, comunque una divinità cornuta, selvaggia, dei boschi, eccetera, no? E quando in realtà mi si è palesato poi Odino, inizialmente io ho creduto che fosse una di queste divinità, è come se non avessi gli occhiali giusti per poter vedere in quel momento esattamente chi mi si stava presentando. Io ci ho messo poco tempo, ci sono persone che per anni si sentono devote, legate a una determinata divinità, e poi in realtà questa col tempo e con incontri di tipo appunto a livello di conoscenze di studio, capiscono che poi si tratta di tutt'altro e magari di un altro sentiero, di un'altra tradizione, quindi poi lì entrano anche in gioco diversi fattori come appunto prima di tutto l'accettazione di questa nuova realtà che spesso non è facile, soprattutto quando una persona ha seguito un determinato percorso, magari preciso per tanti anni o si sentiva portata o attratta da un determinato percorso. E poi invece la divinità, insomma, che si palesa, si rivela essere di un'altra tradizione. È un po' quello sempre che è successo a me, però diciamo che io non avevo una vera e propria ancora tradizione formata. È successo a persone che appunto seguivano magari già il druidismo piuttosto che tradizioni egizie piuttosto che tradizioni italiane o greco-romane, insomma, e poi in realtà si sono dovute approcciare a una tradizione diversa. Poi, dove compri le tue erbe? Non le compro quasi mai, se no, se mi capita in erboristeria o comunque da negozi di fiducia, in genere c'è o uno scambio con le persone o le raccolgo di mia mano nella natura. Cosa hai provato quando hai aperto il tuo primo cerchio? Ti sei sentito stupido, spaventato, impacciato? No, mi sono sentita semplicemente molto emozionata. Il mio primo cerchio risale proprio a quel rituale che io ho fatto sulla spiaggetta del parco, di cui vi ho parlato già mille volte, ed è stato molto emozionante, molto coinvolgente, molto fuori da tutto quello che avevo provato fino ad allora. È stato in un certo senso l'innalzare l'energia mi aveva anche, diciamo, sballato, perché poi, non essendo esperta, non eravamo riusciti a rimetterla probabilmente a terra come era dovuto, ma mi ero goduta anche totalmente quello stato d'animo, diciamo. Qual è stato il tuo primo incantesimo che ha avuto successo? Il mio primo incantesimo
ha avuto successo, non lo so, i primi incantesimi che io ho fatto credo che, essendo io stata una ragazzina, fossero quelli proprio sull'amore, queste cose qui. E sì, hanno avuto successo, o semplicemente le cose sarebbero andate comunque così. Uno di cui ho memoria che mi portò grande soddisfazione fu un incantesimo di guarigione per guarire una semplice febbre, però di un'amica che aveva la febbre proprio la sera di Capodanno, e quindi per cercare di far sì che lei comunque potesse venire alla festa che avevamo organizzato, avevo fatto questo rituale, ed è stato anche uno dei primi rituali che ho creato da sola, in realtà, cercandomi le mie corrispondenze, eccetera. E devo dire che quantomeno siamo riuscite a passare il Capodanno insieme. Lei la febbre le era passata e quindi assolutamente successo. 49. Cosa fate per iniziare a meditare? Beh, sicuramente cerco di creare un ambiente carino. Fino a qualche tempo fa avevo creato un piccolo altare su un mobiletto di legno che ho vicino alla finestra, dove appunto c'era un telo con disegnato il fiore della vita, alcuni cristalli, la campana tibetana, il palito santo, la salvia bianca pronta da bruciare. Quindi cerco di purificare l'ambiente, di renderlo gradevole, di mettere comunque appunto un incenso, a bruciare un'essenza che mi aiuti a rilassarmi essenzialmente. Poi io, più che meditare, semplicemente così, stando in silenzio, visualizzando per conto mio, cercando di liberare la mente, eccetera, solitamente metto una traccia audio o comunque di musica di sottofondo, perché mi aiuta a cercare di staccarmi un pochino, insomma, dai pensieri. Ami il giorno o la notte? Assolutamente la notte, non credo che sia una novità. Però mi fa sentire più a mio agio, più protetta, ma in generale nella vita, non soltanto per quanto riguarda la pratica magica. È il momento della giornata che io preferisco da almeno 10 anni a questa parte. E, anche se non sono più attiva come lo ero qualche tempo fa, perché anch'io sto invecchiando, quindi cede il passo alla stanchezza più che al sonno, perciò non sto più in piedi fino a tardi, sveglia al computer piuttosto che a fare o leggere, però comunque rimane sempre la sera. Insomma, quando cala il sole, il momento che io preferisco. Come e quando hai capito che volevi intraprendere questo cammino? Appunto, facevo le medie, avevo iniziato per caso a leggere su qualche giornalino, qualcosa del genere, e poi facendo le mie prime ricerche su internet, in prima superiore, ho scoperto che, insomma, la Wicca, e quindi che non si trattava solo di far magie, che la stregoneria esisteva veramente, che c'erano delle correnti religiose dietro, con qualcosa da imparare. E il momento in cui ho scoperto che, insomma, c'era questo credo, non ho mai avuto dubbi che questa comunque fosse la mia strada, nonostante i piccoli cambiamenti che ci sono stati. Però, insomma, ho abbracciato il neopaganesimo e il paganesimo all'età di 14 anni più o meno, e da lì non mi sono mai discostata, non sono mai tornata indietro, mai in crisi, non ho avuto bisogno di leggere di altre religioni o ricercare me stessa in altri modi. Che tipo di pagano sei? Wiccan, eclettica? Io sono una strega nordica, pagana, panteista e quanto più riesco tradizionalista. Mi interesso a tutte le tradizioni del nord Europa, più precisamente alle pratiche magiche del nord Europa, quindi rituali anche antichi, e mi rifaccio alla mitologia nordica norrena, quindi al Pantheon norreno, perché è il Pantheon di adozione. Per quanto riguarda la celebrazione dei rituali, la mia pratica è più quella di una strega tradizionale, un Edge witchcraft, o come la volete intendere, appunto sempre sotto le influenze delle tradizioni nordiche, piuttosto che effettivamente norrena, perché l'ho già detto mille volte, credo, io non celebro i blot, ma continuo a celebrare gli 8 sabba come ho sempre fatto, e le lune piene, adattandole comunque al Pantheon che segue, quindi dandogli un'impronta nordica, norrena, ma essendo comunque tutto molto neopagano, se vogliamo, poco tradizionalista, per quanto riguarda la vera e propria tradizione norrena, perché non ci sono tracce, per esempio, della celebrazione di lune piene in questa pratica.
Ho integrato nel mio cammino ovviamente tutto quello che riesco a trovare riguardante la pratica della tradizione norrena, quindi anche le pratiche del Sidr, o Sitr o Seidr, come vogliamo intenderlo, per quanto mi concerne la conoscenza di queste pratiche che comunque non è così alla portata di tutti e nemmeno facili da poter insomma praticare o trovare semplicemente. Spero di essere stata chiara, non è difficile capire che tipologia di pagana sono, però ecco, sono sicuramente diventata molto più anche, come si suol dire, cagacazzo verso chi ha un approccio un po' diverso dal mio, perché non è che credo di avere trovato una realtà, ma credo che spesso sia la mia semplicemente un'esperienza anche maggiore, proprio un lavoro maggiore rispetto ad altri che hanno un altro approccio o comunque credono per ora a un altro tipo di cioè hanno un altro tipo di credenze riguardo sempre al paganesimo e neopaganesimo. Che colore per le candele usi di più? Il bianco, probabilmente, perché è un colore neutro, ma cioè io le candele che uso più sovente sono quelle che ho sull'altare, sono due candele rosse che rappresentano appunto la divinità maschile e femminile, ma rosso è stato scelto. Credo a caso, semplicemente perché mi piacevano quelle candele, o comunque rosso è sangue, legame, amore, eccetera. E poi uso molto le candele dei Sabba al centro dei miei altari durante il periodo che va da una festività all'altra, dove sono state scelte per colore che insomma in qualche modo ri ricordasse il Sabba, e sopra è inciso il sigillo del Sabba. Poi. Verso quale area vorresti veder crescere la tua arte? Sicuramente sulla pratica del Sitre, come vi dicevo, quindi avere maggior modo di poter studiare quest'arte norrena. Oddio, mi si è chiusa la pagina. Poi, preferisci comprare e realizzare da solo i tuoi strumenti? Una volta preferivo realizzarli da sola, ultimamente penso che il mio indirizzo sia andato proprio un po' di più sul il comprarli. Sia per una questione di resistenza dell'oggetto e sia anche per la fattura in sé dell'oggetto, però insomma non disdegno né uno né l'altro, dipende un po' anche da che oggetto si possa intendere. Quale libro o film stregoso ti ha ispirato di più? Beh, ovviamente Giovani Streghe ha segnato abbastanza il passo che mi ha spinta probabilmente ad appassionarmi e a cercare informazioni su questa via, perché per quanto riguarda almeno la prima parte del film, finché non degenera in questo pseudo horror, è assolutamente molto neopagano, e quindi la creazione del cerchio, la chiamata dei guardiani, il rituale nel bosco e tutte queste cose qua, i quarti, eccetera, eccetera, sono molto neopagani e hanno ispirato e influenzato tantissimo. Meno mi ha influenzato Streghe. Streghe, il telefilm, mi ha influenzato forse solo sotto il punto di vista dell'avere un libro delle ombre, che io appunto avevo iniziato a fare sull'onda di Streghe, ancora prima di sapere che comunque nella Wicca tra gli strumenti della strega c'era appunto il libro delle ombre. Poi, al tuo primo incantesimo eri solo con un coven, ero da sola. Qual è la tua candela preferita e la tua profumazione di incenso preferito? Allora, l'incenso preferito è quello al muschio bianco e quello al miele, mentre come candela preferita, ovviamente anch'io adoro le candele profumate, spesso più che le candele compro le cialde della Yankee Candle, e in particolare mi piace molto il burro di karité, che è la candelona nella giara grande che ho, e poi Sunset Lake, sempre della Yankee Candle, ma non è una cosa che riguarda strettamente la magia, ecco. Qual è il tuo posto preferito dove vai sempre in contatto con la natura? Oltre al parco dove celebro d'estate, è una collina, la mia famosa collinetta qua vicino casa nel parco che ho, che è un luogo di risoluzione e di meditazione, quindi vado lì soprattutto se non sono, ho bisogno di ricaricarmi un po' o di pensare o di risolvere qualcosa.
Credi nelle creature fantastiche, unicorni, gnomi, elfi, fate? Allora, prettamente nell'unicorno no, però credo negli esseri elementali legati agli elementi e quindi credo agli elementali, ecco, che poi magari non sono esattamente figurati a livello fantasy, però insomma, assolutamente credo agli elementali e al fatto che possano anch'essi palesarsi all'occhio umano con diverse forme che fanno parte già della cultura intrinseca e della conoscenza che abbiamo al momento. E con questo, anche per questo video, siamo alla 60ª domanda, abbiamo finito. Vado a registrare l'ultima parte e spero che comunque vi stiano piacendo queste rispostine più o meno veloci.